per questo importante calendario di appuntamenti. Ecco, io devo dire che anche se magari risulta l'immaginario ancora quello più comune, insomma, che la Croce Rossa venga individuata in questa città in particolare per i servizi di emergenza, quindi insomma per l'ambulanza e così, però si è fatto vero che in realtà la presenza della, insomma, della Croce Rossa anche qui a Cesena è una presenza estremamente importante, qualificata e di grande vicinanza e utilità alla nostra popolazione, alle nostre famiglie, per servizi quelli di emergenza, ma anche in particolare per servizi diciamo così, di supporto all'assistenza, come quello che state facendo insomma, con questi appuntamenti, nonché naturalmente di solidarietà e di vicinanza, di sostegno e di supporto alle famiglie in difficoltà. Quindi un partner indispensabile, molto importante per le politiche dei servizi sociali della nostra amministrazione e come immagino sappiate, sono servizi sociali che noi crediamo evoluti, di qualità, sono un sistema di servizi estremamente radicato che prevede naturalmente servizi di natura sanitaria, ma anche quelli di natura sociale e naturalmente quelli di integrazione sociosanitaria, no? Come spesso succede, come spesso deve avvenire, in particolare per la cura alle persone anziane, che è un po' il tema che avete trattato in particolare in queste sere. Ecco, io credo che devo dire, insomma, in particolare per quanto riguarda gli anziani, è lodevole lo sforzo che anche qui si è fatto relativamente al servizio, insomma, all'attenzione alla domiciliarità. È uno di quei settori, di quei temi rispetto ai quali anche noi come amministrazione comunale da sempre cerchiamo di investire, di implementare le attività, sia perché naturalmente è necessario ed essenziale e importante per la persona e per i suoi familiari mantenere una qualità di vita decorosa e soddisfacente all'interno del nucleo familiare finché è possibile, sia naturalmente perché insomma questo ci mette nelle condizioni di, come posso dire, predisporre dei servizi che non sono quelli della domiciliarità, ma quelli della residenza, il più tardi possibile, il più a lungo possibile, possibilmente proprio, ecco, mai nella vita delle persone, perché naturalmente la domiciliarità significa spesso l'allontanamento dal nucleo familiare con tutte le difficoltà emotive, fisiche che questo può comportare. Per cui sicuramente ecco, un calendario di iniziative estremamente interessanti. Io credo che in questo senso voglio immaginare, insomma, voglio ringraziare gli organizzatori perché appunto accanto ai servizi anche tesi alla domiciliarità, supporto alla domiciliarità, a supporto alle dimissioni potente, insomma quando è necessario, poi inserire l'anziano fuori dal contesto sanitario. Noi stiamo facendo grandi passi in avanti, abbiamo investito recentemente in un grandissimo progetto che si chiama Affetti Speciali, che va proprio nella direzione di supportare le famiglie ai servizi domiciliari, ma credo sicuramente che sia essenziale e importante che anche enti strutturati e importanti come la Croce Rossa comunque facciano la loro parte. Quindi sono qui sostanzialmente per dire, per ribadire la vicinanza dell'amministrazione alla Croce Rossa, per ringraziarvi dell'impegno e naturalmente per ribadire insomma, anche la presenza dell'amministrazione comunale come supporto alle famiglie, ai cittadini, ai servizi e anche come naturalmente insomma, ente che può essere e deve essere, spero che sia un punto di riferimento per la Croce Rossa, per tutte le politiche che insieme possiamo mettere in piedi a tutela e a servizio della nostra comunità. Quindi grazie mille. Io non starò qui con voi questa sera a lungo. Ho anch'io un familiare da mettere la nanna che ha 2 anni, quindi quando vado a mettere la nanna questa sera non ho la rete familiare. Stasera è capitato così. Però ecco insomma. Buon proseguimento per quando insomma io magari andrò via e voi continuerete la vostra serata. Grazie a tutti di cuore e tanti saluti da parte del sindaco e della giunta. Grazie. Va bene, che ho fatto. Adesso tocca a lei. Sì, adesso quando
Facciamo l'ipotesi, per esempio, uno che si trova in casa un familiare che ha dei problemi respiratori.